Paolo ha notizie sulle mosse in entrata della Juventus, quindi tra un attimo andiamo da lui. Ero però in debito con Antonio Paolino. Antonio. Sì, io faccio un ragionamento molto semplice, un po' da addetto ai lavori, un po' da tifoso, no? Sì. Perché alla domanda lecita di Gianni, come sopperirà la Juventus eventualmente a questa cessione? Tanto la premessa è: la Juve non spinge, i tifosi non spingono, non hanno spinto per mandare via Cristiano Ronaldo. Certo che c'è stupore, oggi abbiamo raccolto gli umori in radio di un giocatore che, se va via, se vuole andare via, se arriva il suo procuratore, qualcosa è sintomo di qualcosa. Quindi diciamo che la situazione si era annusata da tempo. La Juve, in nove scudetti, non ha mai avuto il capocannoniere della Serie A. È già una mezza risposta. La Juve ha avuto tante volte la migliore difesa. Ripeto, non ci sono responsabilità di un giocatore o di un altro, di un'armonia di squadra, di un equilibrio di squadra. Allora, come si recuperano magari 30 gol? Intanto devi cercare un altro attaccante, perché non posso ipotizzare la Juve che cede, non fa la minusvalenza e si accontenta di cedere, di risparmiare 60 milioni, che non sono pochi di questi tempi. Ci aggiungo, diminuendo il numero di gol che prendi, dando più equilibrio in mezzo al campo, e hai già con Locatelli, secondo me, localizzato meglio la problematica. E secondo, trovando i gol che alcuni anni fa, ricordo, facevano i centrocampisti molto di più di quello che hanno fatto i centrocampisti quest'anno, perché Ronaldo ha condizionato il gioco dei Certo. centrocampisti, e quindi abbassando il numero di reti incassate, filtrando meglio in mezzo al campo e ritrovando anche solo i gol di quelli che si chiamavano Tevez, Vucinic, Matri, Quagliarella, e non sto parlando di CR qualcos'altro. Dico che la Juventus è una tra le più accreditate ancora a ritornare in linea con questi numeri che danno ragione in Italia. In Europa è un Un altro altro conto. discorso, però quindi per andare a completare quello che hai detto, Antonio, trovare più gol, diciamo anche che la Juventus, se va via Cristiano Ronaldo, qualcuno in attacco lo prende. Forse. Addirittura Paolo ci dicevi due, arrivo Luciano, però volevo far dire a Paolo i due nomi di cui si sta parlando in questo momento. Sì, filtrano delle indiscrezioni le quali raccontano che la Juventus potrebbe andare non su un nome, ma addirittura su due nomi. Sono indiscrezioni. Sicuramente la Juve si sta muovendo su tanti tavoli, perché un'assenza così importante come quella di Ronaldo costringe la dirigenza bianconera a trovare un sostituto o dei sostituti anche a livello di nome all'altezza. Vi raccontiamo di un summit pomeridiano di Mino Raiola con la dirigenza bianconera. Si parla di Moise Kean, che in bianconero ha già militato e che adesso all'Everton, nell'Everton di Benitez, non trova spazio, ne ha trovato residuo in Coppa di Lega contro l'Huddersfield, si è fatto espellere dopo un'ora. Insomma, la sua esperienza in Inghilterra è ai titoli di coda. Si potrebbe trattare sulle basi di un prestito. Quindi ecco che Moise Kean può essere un nome caldo per la Juventus. Ma come vi dicevamo, sono anche altri nomi sul banco. Ci raccontano delle nostre fonti di una presa di posizione importante della Juventus su Mauricio Icardi. La Juventus ha chiesto al giocatore disponibilità per trasferirsi a Torino, il giocatore avrebbe chiesto 24-48 ore per confrontarsi con Van Danara e famiglia sull'importanza e l'esigenza di voler accettare un trasferimento simile. Quindi Mauro Icardi in orbita Juventus, come vi raccontiamo da settimane, però adesso c'è un movimento della Juve che ha contattato l'attaccante. La Juve invece è stata contattata, perché ovviamente la notizia di Ronaldo fa il giro del mondo, gli intermediari e gli agenti si muovono. È stata contattata dall'agente di Pierre-Emerick Aubameyang, che è in uscita dall'Arsenal di Arteta, dove non sta trovando spazio. È stato offerto il giocatore gabonese ex Milan alla Juve, così come un nome potrebbe essere quello di Alexandre Lacazette, anche lui in forza ai Gunners, dove non sta trovando spazio. Quindi ripeto, Kean l'affare più facile da raggiungere, prestito dall'Everton di Benitez. La Juventus avrebbe contattato Icardi, che si è preso una giornata, poco più di tempo, per dire sì o no. Altri nomi sul banco: Lacazette e Aubameyang. Ci sentiamo di escludere Gabriel Jesus, ci sentiamo di escludere Luka Jovic, così come Duvan Zapata. Beh, Luciano, adesso tutti No, offrono un giocatore alla io mi Juve. sento di escludere tutti. Tutti quanti. Tutti, ma scusate, Kean è stato alla Juventus e la Juventus è andato via. Quindi, Però oggi c'è stato l'incontro con Raiola, ma questo è sembra stato che. documentato. Ma sì, ma è come se io venga a dirti a te una cosa e tu la dici in televisione. Raiola è andato lì per fare il mestiere suo.
il mestiere suo ha trovato una porta chiusa. Non ha trovato, ok. Il problema di Kane non esiste, come non esiste chi era la Aubameyang. Questi sono stati proposti alla Juve, la Juve non prende due giocatori, la Juve prende un giocatore. Icardi però esposta, non me lo escludi. Esposta. Ma Icardi c'è il problema dell'extracomunitario, quindi bisogna stare attenti a quello lì. Praticamente esposta, prende un giocatore, esposta, e Chiesa a fare l'attaccante, che Chiesa praticamente può essere tranquillamente un attaccante. Quindi escluso i due giocatori, ne basta uno, che riempia il vuoto che praticamente lascia Ronaldo e soprattutto riesca a non far fare la minusvalenza alla Juventus. E questa è una cosa banale e normale che va avanti, non dico da sola, però è così, sì, oppure sì. Resta Ronaldo alla Juventus. Aggiungo un dato molto significativo per la chiacchierata. Mi sono confrontato prima di passare a prendere il direttore per illuminarlo sulle operazioni che perché siete arrivati assieme. Sì, però io prendo l'autonomia. Esatto, siete arrivati assieme, no, ma tu dico alle 20:45. Io però non ho trovato Nebbia. Io ti ho detto, non dire così. Ecco svelato l'arcano. Abbiamo detto che io trovavo Nebbia e tu... Io il sole. Comunque, 17:10 mi sono confrontato, è giusto dire, con un collega del Corriere della Sera a Torino, 17:10 circa, non ci metto la mano sul fuoco, Mendes, dopo la chiacchierata a toni duri a Torino, è atterrato a Parigi. O lo scalo per andare a Manchester è Parigi, oppure Parigi è tappa per parlare. Questo momento ce lo danno a Oporto, non so perché, ma ha talmente tanti giocatori. Stamattina era a Torino. Devo dire una cosa, guarda che io ho sentito anche in questa trasmissione che c'erano delle riunioni durante la notte per prendere l'allenatore del City. Sì. E con Andrea Agnelli. E Andrea Agnelli si trovava a Marocco, per dire, no? Invece è stato detto che c'erano riunioni durante la notte a casa di Agnelli. Vabbè, tu sai che a volte si può sbagliare, non è che si dice sempre... a queste chiacchiere, ognuno inventa una. No, è chiaro. Gianni Solaroli ci garantiva Donnarumma a vita al Milan. Cioè, si può sbagliare a volte. Giusto, Gianni? Era Tiziano che lo diceva. Scusa, ti ho confuso. No, Gianni è parco di notizie, la verità è questa. Cioè, dice le cose quando è sicuro di poterle dire e che si verificano. È vero, Gianni? Ti ringrazio, Luciano. Bisogna avere sempre mi hanno insegnato in questi 45 anni di giornalismo che bisogna avere delle fonti attendibili. Quando uno le ha, allora le cose... Io, per esempio, Gianni, non so se ti ricordi, una volta mi chiesero durante il campionato cosa fa domenica la Juventus con l'Inter. Ma io dissi vinceremo 3-0 e 3-0 vincemmo. Tutti a domandarmi come ha fatto, l'ho sognato. Io sto parlando della trattativa di Ronaldo col Paris Saint Germain, ma perché l'ho sognata? L'hai sognata quindi. Certo. Seba, come lo vedresti Icardi alla Juventus? Icardi alla Juventus da superare. No, ma l'ho chiesto a Seba, non ti chiami, ti chiami anche Seba adesso. Ah no, ma guarda in me. Guardavo Seba della Fuente. Può andare bene. Penso che qua in tutto quello che stiamo parlando è molto importante capire, perché una cosa è la questione tecnica, no? Perché un attaccante la Juve deve prendere. A 4 giorni di chiusura del mercato non è così facile prendere, non dico un Ronaldo, non dico... Posso essere d'accordo con tutte le cose che stanno dicendo. Essere d'accordo con me che voglio dire. Su tutte le cose che avete detto, ma penso che per la Juve è importante comunque portare un attaccante. Mauro Icardi può fare bene, perché sono caratteristiche, comunque ha fatto bene in Italia. Vediamo, perché comunque non so se quel giocatore che la Juve manca. Non so se lui è il giocatore, però sicuramente qualcuno deve arrivare, se va via Ronaldo. Qualcuno deve arrivare, questo uno, è sicuro. Uno solo. Gianni, tu prima anche caldeggiavi l'ipotesi Icardi, può essere una possibilità a questo punto? Ma guarda, sembra Icardi alla Juventus è uno di quei disegni che sembra
scritto nel cielo. Ecco perché forse Luciano se l'è sognato, perché lui ha sempre questi sogni, diciamo. No, però è una destinazione. Icardi alla Juve è sempre stato detto, ne abbiamo fatto ore e ore di trasmissioni, forse sarà stato anche vicino alla Juventus in certi momenti, ancora quando era l'Inter. Adesso forse il direttore sicuramente magari ce lo può confermare, però insomma è un giocatore da prendere. Ma io adesso, mentre voi parlavate, stavo pensando, perché io veramente sono convinto, il fatto che Mendes sia atterrato a Parigi non è casuale, ma l'idea di vedere giocare insieme Neymar, Messi e Ronaldo, guardate che io non lo so, a me piace il calcio, ma credo che non mi perderò una partita del Paris Saint Germain, perché vederli giocare insieme quei tre lì sono tre fenomeni, ma lo scopo è lo scopo dello Sheik, proprio quello, prodotti commerciali. Tu prova già solo a immaginare Neymar. Ma Neymar, voi avete presente, certo, che giocatore è Neymar? Cioè uno di quelli che vale la pena solo fare il biglietto per vedere solo lui. Messi è un altro che poi dovrà far vedere delle cose che lui sa fare, ha nel suo repertorio, e l'altro non è certo da meno. Quindi ognuno dei tre vedremo delle cose straordinarie. Per cui io, se fossi lo sceicco del Qatar, lo andrei a prendere stasera con 15 aerei, gli porterei le macchine, gli farei tutto quanto. Ma infatti, Gianni, vogliono fare così. Gianni, e quello sceicco di cui parli, 28 milioni e 5, secondo me sul piatto li può anche mettere. Se chiudiamo ragionamento, 28 milioni e 5 ti spende per fare il pieno di gasolio alle sue navi. È quello che dico, quindi è una trattativa che bisogna un po' forzare, accelerare. Anche se Paolo ci diceva che al momento sembra più concreta la pista City, però anche lì c'è uno sceicco, quindi c'è il cugino a cui puoi fare in pochi secondi un bel dispetto. Esatto. Il problema è che il City non scuce soldi. E secondo me in Frigor, Luciano forse lo sa, c'hanno delle buone marche di champagne questa sera la Juventus. Io sono convinto di questo. Cioè, se lo vendono, brindano, dici tu alla fine. No, adesso, perché adesso, qualcuno lo fa. Gianni, anche nella rosa dei giocatori, forse. Non dobbiamo. Anche nella rosa dei giocatori, qualcuno la bottiglietta la stappa. Gianni, non dobbiamo esagerare, perché adesso in Italia succede spesso e volentieri dargli addosso. E dalle addosso adesso il turno di Ronaldo, sembra che Ronaldo sia l'ultimo giocatore arrivato. Allora io dico, l'ho detto prima, lo ripeto, Ronaldo è un giocatore che ha fatto la parte sua nella Juventus, non ha dato risultati diversi da quelli che la Juventus dava senza di lui quando stava a Madrid, però ha fatto quello. Intanto ha dato un servizio commerciale non indifferente, perché il brand Ronaldo praticamente è conosciuto nel mondo, no? Fatemi dire una cosa, scusate, voglio dire una roba però, perché noi forse stiamo trascurando un aspetto che non è secondario. Con Ronaldo, se va via, e credo che ormai sia più o meno decisa questa cosa, il nostro calcio italiano, che ha vinto l'europeo, si indebolisce da morire. Bravo Gianni, lo volevo dire. Che giocatori importanti sono andati via dal calcio italiano quest'anno. Tutti. Da Donnarumma al fenomeno che aveva l'Inter, anzi ai due fenomeni che Gianni, leggiti l'articolo che esce domani, che ho fatto io sul Libero. E su questo, tratto, Luciano, tratto questo proprio, tema qui. Tratto proprio l'indebolimento del campionato italiano, perché non è perché va via Ronaldo, è perché vanno via i giocatori migliori, va via Donnarumma, ed è una perdita della nazionale, sono giocatori, e per effetto questo di cosa? Di un qualcosa che o bene o male si deve semplificare, ed è la questione contrattuale dei giocatori. Però questa questione contrattuale dipende in parte dalle società di calcio e in parte dall'UEFA. Si mettessero d'accordo, e trovassero, perché una il giocatore altrimenti sfrutta queste situazioni qui e va dove e va vuole. Via parametro zero. Certo. Devo volare in pubblicità, ragazzi. Torniamo tra due minuti. Dobbiamo parlare ancora dell'Inter e del Milan. Le mosse di mercato di Inter e Milan.